Sono Dario Cavedon, abito a Zanè, questa è casa mia, versione primaverile-invernale, quando ancora nevicava. Adesso ormai da qualche anno non si vede più, perché nevica e il giorno dopo piove, fine. Vabbè, questo è il mio ex ufficio di Torri, devo aggiornare questa slide qua perché adesso non lavoro più a Torri, una volta lavoravo qua a 500 metri, adesso lavoro a Padova, purtroppo hanno chiuso tutto. Sono un bancario, se non avete capito, però soprattutto vado a camminare, ultimamente anche a correre, vado a sciare quando c'è la neve, anche questa non si vede molto spesso sull'altopiano. Faccio parte di questa magnifica comunità, sono delle persone della comunità di Ubuntu italiana, e di qualche anno fa questa foto le persone cambiano continuamente, comunque per darvi un'idea. E soprattutto faccio parte di questi quattro disgraziati che sono l'Avi Lug, che è un Lug che ha sede a Schio, l'avete sentito. E facciamo varie cose, come tutti i Lug, facciamo cose, vediamo persone, solite cose. Ma stasera sono qua per parlarvi di questa meraviglia. Allora, questa meraviglia qua che vedete sotto si chiama Ubuntu 17.10. Ubuntu 17.10 è la prossima versione di Ubuntu, nel senso che uscirà il 19 ottobre, quindi fra 10 giorni. Io l'ho installata perché non sapevo cosa dirvi stasera. Presenta qualche novità, cioè la cosa meno evidente è l'aspetto esteriore. Quando l'accendete vi sembra più o meno sembra uguale, no? Nel senso c'è sempre il barrone laterale che su Unity, per chi di voi a proposito usa Ubuntu o l'ha mai usato? 1, 2, 3, quindi sapete già qualcosa di qualcosina, no? Vabbè, per chi non conosce molto Ubuntu vi dirò che ha una barra laterale in cui sono elencate di solito le applicazioni principali o quelle più utilizzate, comunque sono configurabili, e poi un pannello superiore su cui ci sono le notifiche di sistema, regolazione dell'audio, del contrasto del video e collegamento al wifi come ho io adesso, altre cose. Questo è un desktop molto semplice, Unity era così, Ubuntu prossimo sarà così, però utilizzando qualcosa di diverso. I più informati di voi sanno che Canonical, e di conseguenza Ubuntu, ha deciso di interrompere lo sviluppo di Unity 7. Unity 7 era il desktop predefinito, quello che aveva più o meno questo aspetto. E hanno deciso di tornare alle origini, cioè tornare a usare GNOME. In realtà GNOME risiedeva sempre sotto Ubuntu, è che avevano cambiato un po' la faccia, avevano cambiato un po' il vestito, adesso sono ritornati al vestito di qualche anno fa. Ovviamente nel frattempo sono cambiate le cose, non è più il GNOME 2.0 da cui Ubuntu è partita, adesso c'è questo qua che si chiama GNOME 3 Shell, okay? Però fortemente personalizzato. GNOME Shell c'è, esiste ancora, si può installare, basta fare sudo apt install GNOME Session e vi trovate una GNOME Vanilla, cioè una versione di GNOME assolutamente non personalizzata, così come fosse appena uscita dalla fabbrica della GNOME Foundation. Però questa non è la sessione predefinita, la sessione predefinita è questa, una GNOME personalizzata, fortemente personalizzata. Adesso non si vede molto, ma si vede quando io vado in alto qua e non succede assolutamente niente. Per esempio, chi di voi usa GNOME Shell? Se usate GNOME Shell andate là, non succede niente. La prima cosa che hanno tolto è quello. L'hanno tolto perché era una gesture tipica di GNOME, anche se si poteva attivare su Unity. Però l'hanno tolta perché non gli piaceva, hanno preferito lasciare un pannello laterale che non è più il launcher di Ubuntu, di Unity,
ma è una dock, è una barra che è stata personalizzata prendendo da qualcosa che già esisteva. Questa barra ha un aspetto molto simile al launcher, tranne per il fatto che in realtà non scompare mai, resta sempre attiva. Se io per esempio apro File, che è il gestore dei file, ci vado vicino, non succede assolutamente niente. Come vedete, anzi, succede qualcosa, ma è molto molto difficile da notare. Adesso vediamo chi lo vede. Attenzione, attenzione. Puff. In realtà la barra, come il pannello superiore, diventano più scuri quando ci va sopra una finestra. Un effetto molto simpatico, io lo trovo abbastanza inutile, a me sarebbe piaciuto che si scansasse e mi lasciasse vedere la finestra. A tutti gli effetti, a me, di avere una finestra che è metà sotto la dock, metà sopra, che sia blu o più scuro o altro, non serve niente. Però questo è... Posso fare una battuta? Se metti a tutta la finestra, la permanenza va sotto o sia... No, in maniera predefinita resta comunque. Adesso vi faccio vedere cosa succede personalizzando la barra. Una cosa che è rimasta è questo meccanismo di exposure. Cioè, voi premete il tasto super, che è quello che ha il loghetto di Ubuntu sulla mia tastiera, o il tasto di Windows nelle comuni tastiere dei comuni mortali, e viene fuori questa magnifica schermata. Vi dà le finestre aperte. La dock resta al suo posto, un testo per cercare che non serve posizionarsi lì col mouse, basta cominciare a scrivere e lui poi fa cose. E poi sulla parte destra, vedete, ci sono i famosi desktop. Su GNOME 3 sono dinamici, cioè si creano man mano che servono. Quindi se io ho una finestra sul primo e la sposto, come ho fatto io adesso, sul secondo, lui mi crea un altro desktop dinamicamente. Questa è una cosa che fa già GNOME 3, già la sapete, è inutile che ve la ripeto. Se la riporto su, sparisce perché è inutile. Questo meccanismo si può ripetere non so quante volte, io non uso molto i desktop, soprattutto con questo meccanismo qua mi sono scomodi, però buono sapersi. Comunque, vi dicevo della barra di ricerca. La barra di ricerca è qualcosa di molto simile a quella che aveva Unity. Quindi voi cominciate a digitare le prime lettere di un qualsiasi programma, no? E dopo date invio e lui fa partire il programma. Adesso mi sa che Firefox l'avevo già fatto partire. No, sta partendo adesso. Vabbè, portate pazienza, il mio PC è abbastanza vecchio, quindi è lento. Nei vostri sarà sicuramente più veloce. Altra cosa che fa questo tasto è cercare tra i file. Quindi se voi mettete qua un file che avete da qualche parte nel sistema, lui va a cercarvelo e ve lo trova. Questo è un meccanismo però che magari già conoscevate, quindi non cambia niente. Piuttosto le impostazioni sistema, ve le faccio vedere, perché queste mi hanno un po'... sorpreso. Io ero abituato alle impostazioni di Ubuntu, vi ricordate, quel pannello con le icone, ogni icona rappresentava un particolare aspetto di Ubuntu. Queste sono sparite e adesso c'è questa cosa qua. Queste qua sono le guidelines dell'interfaccia, delle human interface, non so come si chiama, di GNOME. Ogni tanto le rivedono, nella loro accezione le migliorano, che è abbastanza discutibile, poi vediamo perché, e quindi sono sparite tutte le icone che anche GNOME usava fino a qualche tempo fa. Anche GNOME aveva delle impostazioni di sistema che erano al 99% uguali a quelle di Ubuntu. Adesso c'è questo sistema a schede, in cui voi selezionate sul lato quale aspetto delle impostazioni di sistema volete controllare e lui ve le fa vedere. Questa cosa qua è abbastanza controintuitiva, però vabbè, anche perché i dispositivi vostri sono nascosti qua sotto, io ci metto un po' a cercare, avete tastiera, stampanti, schermi,
eccetera, eccetera. Uno degli aspetti che potete controllare è la DOC, cioè la barra laterale. Allora, c'è un'opzione, come chiedeva lui, scusa, ti chiamo lui perché non so come ti chiami, per nascondere automaticamente la DOC, ma in realtà è un trucchetto. In realtà è un trucchetto perché si nasconde solo quando io avvicino una finestra, oppure quando la massimizzo. Quindi questo è un compromesso. Diciamo che voi vi posizionate sul lato destro, riappare come succedeva su Ubuntu, e da lì potete lanciare le vostre app. Però appena, magari se voi avete uno schermo particolarmente grande, la barra lì ve la beccate sempre, almeno per adesso. Magari nelle prossime versioni lo miglioreranno. Una cosa abbastanza critica, per cui non mi piace assolutamente, è il fatto appunto che i miei file che sono sul desktop, altra differenza con GNOME, tra parentesi, perché GNOME sul desktop non mette niente. Quindi se anche avete una cartella che si chiama desktop o scrivania, non ve li fa vedere perché è antipatico. Su Ubuntu invece li vedete, a me servono, di solito li metto le ultime cose che ho usato oppure quelle che mi servono con più frequenza, però appunto metà dell'icone, della prima fila di icone mi vengono sotto la DOC, cosa abbastanza inutile, no? Comunque vabbè, sono cose un po' personali, ecco. Diciamo che la cosa bella è che comunque nessuno è obbligato a usarlo, no? Si può sempre installare Unity 7, basta fare sudo apt install Unity 7 session, mi pare si chiama il pacchetto, e vi ritrovate la Unity come era in Ubuntu fino alla 16, fino alla 17.4, né più né meno. Unity 7 è stato abbandonato, tra virgolette, nel senso che non viene più sviluppato. Però non è che è stato abbandonato del tutto e quindi è stato anche buttato via, non lo trovate più, è sempre lì. Vengono garantiti gli aggiornamenti di sicurezza, quindi se c'è qualche bug di sicurezza lo correggono e lo portano su. Migliorie no. Domande? Sì, sì. Prego. La motivazione dell'abbandono? Sì, ci arriviamo. Di aggiornamento del sistema da 17.4 a questa 17.10, lui trasa automaticamente? Temo di sì. Questa è un'installazione fatta ex novo, non ho fatto l'aggiornamento, ho semplicemente preso, masterizzato una chiavetta e caricato, ovviamente con la home separata, che così non perde impostazioni, però non lo so. Di solito io trovo più veloce fare una chiavetta e installarla. Dopo mi faccio questa famosa lista che mantengo da qualche tempo, in cui ho i programmi che per me sono assolutamente indispensabili e quindi li installo dopo. Tanto il file.desktop con tutti i parametri del programma restano nella mia cartella home, no? Quindi appena lo reinstallo funziona esattamente come prima. Quindi un qualsiasi programma che sia già stato installato ritrova i suoi settaggi nella stessa maniera. E, altre novità. Allora, le novità del desktop in sé sono le novità di GNOME 3.26. GNOME 3.26 non è ancora uscito, uscirà due giorni prima o due giorni dopo Ubuntu. Siccome c'è sempre questo sfasamento tra le release di Ubuntu e le release di GNOME, che sembra quasi si facciano un torto uscire insieme, no? Ed è un motivo abbastanza strano, però vabbè. Allora, cosa fa Ubuntu? Semplicemente prende i pacchetti 3.25, che sono le release di sviluppo, li butta su. Tanto sa che dopo una settimana esce a versione stabile, caccia su col primo aggiornamento versione stabile, fine della storia. Anche perché comunque anche GNOME penso sia in una specie di feature freeze, non credo
buttino dentro ulteriore materiale una settimana al rilascio. Quindi questo è probabilmente GNOME 3.26 o 3.25,9 periodico, no? Va bene, altre novità. Scusate, mi sono scritto un po' di cose perché non me le ricordo tutte e non volevo tediarvi con le slide, che sono una cosa tremenda quando si parla di distribuzione. Allora, cosa è stato perso nel passaggio? Vi ho fatto vedere quello che abbiamo acquisito, questa magnifica doc. Abbiamo perso un po' di roba. Abbiamo perso la HUD, non so se qualcuno mai l'ha usata, che è la barra di ricerca veloce che si attivava premendo il tasto Alt. Non so se voi l'avete mai usata. Premendo il tasto Alt. Se tu premevi Alt, se tu lo premi ancora adesso, ti appare una barra di ricerca sul modello Dash, da cui puoi fare delle ricerche veloci sui menu del programma che è attualmente in esecuzione. Quindi non so se hai GIMP aperto o LibreOffice, premi Alt e comincia a scrivere stampa e lui va a beccarsi il comando di stampa nei menu di GIMP o LibreOffice, dando invio parte subito. Questo era un sistema che avevano trovato per velocizzare l'esperienza utente. Questa cosa GNOME Shell non ce l'ha, non credo ce l'avrà mai. In compenso c'è su Mate. Quindi se voi usate Mate, l'hanno presa da Unity e l'hanno portata su Mate. Non so se sapete, ma Mate, a parte essere una delle versioni ufficiali di Ubuntu, Ubuntu Mate, è anche contribuito molto pesantemente dai programmatori Canonical e quindi c'è molto travaso di conoscenze lì. Probabilmente sono hanno meno pregiudizi di altre cose. Cosa si è perso? Si è persa la Dash, nel senso che questa non è una Dash, ma è un qualcosa di un po' diverso, no? È un sistema di esposé, di far vedere i programmi in esecuzione ed è anche una ricerca, però abbiamo perso quello che aveva la Dash, in cui potevi cercare oltre ai file e ai programmi in esecuzione anche qualcosa sulla rete, tipo programmi che si potevano installare, che magari erano presenti sui software center. Se voi non avete già un programma per modificare, per fare fotoritocco, lo volete installare, se scrivete fotoritocco adesso non vi appare niente. Sulla Dash, scrivendo fotoritocco, lui andava sul software center a andare a vedere se c'era un software che magari aveva dentro fotoritocco e ve lo faceva vedere tra i programmi da installare, oltre ovviamente a cercare se uno o programma o se un file si chiamava così. Questo si è perso. Altre cose sono perse, il sound menu, che però va bene, non è che c'è un menu che è questo, con cui si possono regolare l'audio, sia d'entrata che d'uscita, quindi anche il microfono, la luminosità dello schermo e altri parametri. Il sound menu non c'è più. Il sound menu era quello che vi permetteva di controllare il lettore multimediale o quello che avevate in esecuzione in quel momento, direttamente dal sound menu senza andarvi a cercare il programma, quindi potevate andare avanti e indietro sulla canzone, andare sulla prossima canzone o addirittura cambiare anche radio se avevate una web radio in esecuzione. Questo si è perso, magari nelle prossime versioni lo ripristineranno. Altra cosa che si è persa, secondo me, è una facilità nello swap delle finestre, cioè se io adesso faccio così. Adesso io ho due finestre di Firefox aperte. Io uso molto l'Alt Tab. Se usate l'Alt Tab, lui fa queste cose qua. Quando avete un programma con due finestre, ve le fa vedere tutte e due. Ma se io le dita sull'Alt Tab, come faccio ad andare giù? Dovrei prendere l'altra mano e andare lì. Oppure usare il mouse. Questa cosa è un po' scomoda, specie se io ero abituato, ma è una cosa mia che sono vecchio, ero abituato a usarlo in una certa maniera.
nel senso che Unity, quando si posizionava in queste situazioni, lui si posizionava sulla prima delle finestre, quindi si metteva di qua, e poi facendo un alt tab non passava al prossimo programma, passava alla prossima finestra lo stesso programma. Un po' diverso, no? Questa cosa in realtà non è neanche colpa di Gnome Shell, mi pare sia più un limite di Wayland. Wayland, che voi vedete, non lo vedete ma è lì sotto, è il nuovo sistema grafico che sostituisce Xorg, è praticamente il motore che vi fa vedere finestre, che costruisce linee, grafiche, eccetera, eccetera. È quello che sta sotto ad ogni desktop, praticamente. Sotto ogni desktop c'è un motore, un programma che fa vedere il desktop. Xorg è in fase di abbandono, adesso si sta passando tutti a Wayland. Ubuntu ha scelto di usare Wayland fin dall'inizio. Si può usare ancora Xorg, ok? Basta selezionarlo nel menu di avvio. Scusa, Wayland rispetto a Xorg ha le stesse caratteristiche, quindi con le modalità client server, possibilità di applicazione da remoto, come altro? Wayland? Non lo so. Sono completamente ignorante sulla materia. Credo di no, perché uno dei motivi per cui Xorg è stato abbandonato è stato questo fatto. Xorg, sapete tutti, era nato per essere un server che girava su una macchina magari potente che dava servizi grafici a terminali probabilmente stupidi. Di conseguenza, server carrozzato, terminale stupido, molta parte della grafica veniva fatta da Xorg, però Xorg, che dava questo servizio a terminali stupidi in remoto, era anche uno strato molto corposo e con tanto software inutile che rallentava Xorg stesso, specie quando lo usavi in un PC solo. Noi tipicamente qua dentro credo che nessuno usi Xorg in modalità remota, no, e credo che come noi il 99% della popolazione mondiale. E di conseguenza Xorg era diventato un macigno che stava lì e faceva, occupava macchina, CPU, dati, eccetera, eccetera, e software inutile. Ed è un motivo per cui nel lontano 2008 è nato il progetto Wayland. Wayland, che fra l'altro è rimasto lì a dormire fino a più o meno il 2013, quando ho avuto un moto così di risveglio improvviso, e ha ripreso lo sviluppo e adesso è praticamente pronto. Nel 2013 è stato contemporaneamente all'annuncio di Canonical che costruiva il suo server grafico che si chiamava Mir. Guarda caso questa coincidenza di eventi. Altre cose, scusate, andiamo avanti. Vabbè, questo vabbè, Wayland ve l'ho raccontato. Anzi, un'altra cosa che a me ha sconvolto sono questi tasti qua. Ok, questi tasti qua che servono per minimizzare, massimizzare o chiudere la finestra, su Ubuntu erano dall'altra parte. Io ci ho messo un sacco di tempo, almeno mezz'ora, per abituarmi. È stato qualcosa di molto difficile, tenete conto sempre che ho una certa età. Però adesso mi sono quasi abituato, non vado più qua a cercare i tasti, vado di qua. E li trovo, è già qualcosa. Si sono passati da là e di là. Sì, la buona notizia è che per le persone sentimentali si possono rimettere dall'altra parte. Ok? C'è un programma che si chiama, non mi ricordo più, Gnome Twix, utility, ok? È una utility che permette di configurare le varie cose. Una di queste è anche la posizione di quei bottoncini lì, a chi piace metterli da una parte o dall'altra, ok? Allora, altre cose, vediamo un po'. La trasparenza dinamica ve l'ho fatta vedere, no? Cioè il fatto che io quando appoggio una finestra su uno qualsiasi dei pannelli, questo diventa più scuro, piuttosto che se lo appoggio alla dock sparisce. Questo lo potete controllare dalle impostazioni di sistema che vi ho fatto vedere prima.
dall'impostazione di sistema della DOC, quindi andate qua, nascondi DOC, non lo nascondo più, faccio così e lui resta lì. Tu hai notato un'accelerazione della prestazione del testo? Tieni conto che il mio PC è del 2009. No, non lo so, nel senso che effettivamente sembra un po' più reattivo, ma in realtà Gnome Shell era già più reattivo di Unity. Unity era diventato, con Unity 7 era diventato, almeno per questo PC, parecchio pesante. Tant'è vero che io ho preso e gli ho cacciato su un SSD, che è l'unico modo che avevo per dargli un po' di sprint al mio PC. Sembra un po' più reattivo, sì. Vabbè, altre cose. Ah sì, una cosa che non c'è più è la versione 32 bit. Chi di voi ha un computer più vecchio del mio? Nessuno. Quindi voi state tranquilli, installate una 64 bit e siete a posto. Nel malaugurato caso ci fosse ancora qualcuno che usa un Pentium 4, che non penso proprio esista, non troverà più la versione 32 bit, quindi non potrà installare Ubuntu 17.10 e conseguenti. Ma fra l'altro la versione 32 bit è un po', la stanno un po' abbandonando un po' tutti i programmi. Firefox per esempio l'ha già fatto l'anno scorso, mi pare, o all'inizio di quest'anno. Quindi se voi avete una macchina 32 bit, Firefox non vi funziona più. Non funziona. Voi dovete tenere una versione precedente di Firefox. Non mi ricordo più se era 48, 49. Quindi è già da un po' di tempo che non lo usa più. E Chrome mi pare anche. Chrome, Chromium. E, però vabbè, questo non si va. Prima mi hai fatto una domanda. Sì, perché l'abbandono di... Perché l'abbandonato? Cioè, Mir è stato abbandonato. Sì. Anche sì, allora, il sistema di startup di Ubuntu è stato abbandonato. Abbandonato. Unity è abbandonato, Ubuntu Phone abbandonato. Ma un disastro. No, allora dovete pensare un po' alla storia di Ubuntu. Chi di voi era nato a quel tempo, nel 2004? Penso tutti. Si ricorda che era nato una distribuzione per il desktop, no? Una distribuzione facile da installare, c'era questo color marrone scuro che faceva schifo, però l'ha migliorato nel tempo, però era facile installare, si trovava già tutto dentro, no? È stato il motivo per cui ha avuto successo. Da quel successo lì iniziale, diciamo che si sono un po' montati a testa, nel senso che vedendo che il desktop era effettivamente molto utilizzato, tant'è vero che è stata, diciamo così, è stata la chiave che ha permesso a Ubuntu di andare anche sui server, no? Avere il desktop a casa è stato molto facile poi installare Ubuntu Server in azienda. Poi lo stesso trucchetto che ha usato Microsoft al tempo, no? Dare una versione desktop bella facile da installare, oppure facendola copiare gratuitamente a tutti, poi quando arriva in azienda avevi lo stesso sistema. Lo stesso è successo con Ubuntu, ovviamente dimensioni 1 a 1000, 1 a 1 milione probabilmente come desktop. Però questo successo ha gasato la gente. E Canonical c'è stato un momento, durato anni, in cui ha pensato di poter sondare anche in altri lati del consumer, non solo sui PC, ma ha provato prima con i netbook, però i netbook è stata una fiammata, vi ricordate i netbook, no? 2008, 2009, 2010, e in quel momento lì c'erano dei PC piccolini con schermo 10 pollici, 10-11 pollici, con processore Atom. Unity, infatti, la prima interfaccia di Unity era un'interfaccia pensata per i netbook, no? Schermetto piccolo, avevi il launcher di fianco che non occupava tanto spazio e quindi era un po' pensato in quella logica lì. Abbandonati i netbook, cosa hanno fatto? Non hanno detto hanno detto esageriamo. Allora, sono buttati un po' su tutto quello che era il mercato consumer, no? Quindi hanno provato con le TV, non so se vi ricordate Ubuntu TV,
era un sistema di smart TV, nessuno l'ha manco, eppure funzionava. Hanno provato quei telefoni, Ubuntu Phone, l'hanno annunciato nel 2013, quella stessa estate lì hanno provato a fare una campagna, la più grande campagna di crowdfunding mai esistita, per fare un Ubuntu Phone fatto in casa, no? Ricordate? Di 32 milioni di dollari che volevano raccogliere, ne hanno raccolti solo la metà e quindi il progetto non se ne è fatto niente. Effettivamente, probabilmente bastava accontentarsi di 16 milioni, magari qualcosa di buono veniva fuori, però era una campagna tutto o niente, quindi niente, finito. Finito l'Ubuntu Phone, che si chiama Ubuntu Edge, comunque c'è stato un tentativo di allearsi con altri sistemi OEM, c'era la spagnola BQ e poi i cinesi di Meizu. Hanno fatto degli accordi per installare Ubuntu Phone su questi dispositivi e anche lì hanno cercato più volte di proporlo, la risposta è stata tiepida, chiamiamola così, soprattutto non sono riusciti per vari motivi a sfondare su due mercati fondamentali, che era quello americano e quello cinese. Quello cinese per motivi che sanno solo i cinesi, ma li potete immaginare anche voi, no? Cioè, un sistema completamente aperto, con software libero, in Cina non può circolare liberamente, ti pare? Allora, cioè, adesso c'è il cattivo, che quel povero Kim, che è un bambinone, no? Però non è che è lì un fantoccetto, c'è la Cina che è un gigante e che è una plutodemocrazia, non so come chiamarla, con un sistema che controlla le telefonate, la TV, che filtra Google, che filtra Facebook, eccetera, eccetera. Chiaro che un telefono completamente aperto lì non sarebbe mai potuto andare. Hanno provato, hanno fatto due versioni per sviluppatori, hanno fatto un paio di lotti, avranno venduto sì e no 2000 telefoni in Cina, però poi l'hanno chiuso. In America non hanno trovato il produttore, probabilmente è stato un problema di soldi, Ubuntu Phone morto. Quindi è stata... No, no, non è un problema di app, quello è venuto dopo. No, allora, perché le persone non hanno comprato Ubuntu Phone? Perché doveva passare a Ubuntu? Cioè, qual era il vantaggio? C'è solo una cosa di. Perché era un simpatizzante di. Fondamentalmente. Sì. Per telefoni. Cioè, mancava proprio tutto il supporto delle app, che è quello che la gente. Che cosa ci sta? Cosa mancava? No, ma tutte le app. Dimmi una app che mancava. Ce n'era solo una che mancava, che era qua in Italia, WhatsApp. Ah, WhatsApp, cazzo! Girava anche come girava come web app, ma a te, soprattutto, cosa ti interessa? Cioè, allora, se io ti faccio vedere una web app, allora la web app, no? Ovviamente l'aveva fatta Canonical e di conseguenza andava criticata, stroncata. Dopo due anni hanno cominciato a fare web app, perché hanno detto, oh, però cazzo, fare un'interfaccia che va sul web e mi va anche sul telefonino, risparmio metà dei sviluppatori. Cioè, il discorso delle web app, no? Sempre criticabile, va bene, una scorciatoia, va bene, però andava. In realtà quello che non ha funzionato sul telefono è che il mercato era già saturo. Tu non puoi andare lì da uno che ha Android e proporgli Ubuntu Phone, a meno che non sia abbastanza convinto di prendersi un sistema diverso e con tutti i rischi del genere. Allora, quello che hanno fatto è stato il passo più lungo della gamba. Ti faccio un esempio di oggi, Libra in 5, che è fatto da un'azienda americana, si chiama Purism. Questi qua fanno PC con
Linux, hanno il loro Pure OS, che mi pare sia una derivata di Debian o di Ubuntu, è un sistema Linux. Adesso hanno detto facciamo il telefono, che idea, ok, facciamoci un finanziario, wow, ideissima, ok. Però si sono posti un obiettivo molto più raggiungibile, $1,500,000. L'hanno raggiunto in 2 settimane e adesso lo stanno superando. Hanno altre 2 settimane, probabilmente arriveranno 2 milioni, 2,5 milioni di crowdfunding. Probabilmente si sono posti degli obiettivi molto più raggiungibili, no? Chiaro che se parte 32 milioni di dollari sono 2 scale diverse, no? Capito? Sì. No, no, il mercato è saturissimo, ma è saturo anche quello del desktop. Però allora il discorso è diverso. Allora, se tu ti accontenti di fare il telefono, costa €600 come costa Libre in 5, non è gratis, €600 sarà anche un fichissimo Android OptaCore con 80 giga di RAM e non so che altro, però comunque €600 insomma, non è che mettere il mio stipendio, insomma, comunque è un obiettivo molto più raggiungibile trovare 1000 sfegatati che trovarne qualche decina di migliaia, capito? Sono accontentati, adesso andranno avanti. Chiaro che dopo è lo stesso problema che è il desktop di Linux, siamo al 3% e Linux c'è da quanti anni, no? Da più di 20 anni. Dipende da qual è il tuo obiettivo, però quello che dice Mark Shuttleworth, che è il padrone di Canonica, un po' quello che guida anche lo sviluppo, è che se tu vuoi essere disruptive, cioè se tu vuoi dare uno scrollone alle posizioni, devi andare avanti, devi fare delle cose che non hanno mai fatto prima nessun altro. Allora, quello che ha tentato di fare lui col telefono non è stato capito, perché poi comunque non è stato recepito dal mercato, è di fare questo telefono convergente che potevi usare sia in mobilità sia attaccato a uno schermo e potevi portartelo. Una cosa che funzionava benissimo, io ce l'ho, è un Nexus 4, sapevo lo portavo, vi attaccate un proiettore e lui da telefonino vi fa vedere Unity 8 su un desktop. Ok? Su un desktop, sul proiettore piuttosto che sullo schermo di casa, con la presa USB, mini USB, che è anche una presa, adesso non mi ricordo qual è il termine di preciso, che è anche una presa video per intenderci, si vede, funziona benissimo, ok? Però non è stato capito, non è stato recepito, non ci hanno creduto, ma non gli utenti, non ci hanno creduto l'industria. Quindi è chiaro che se tu vai a competere con qualcuno del calibro di Google e Apple, è chiaro che insomma qualche difficoltà la trovi. Microsoft, notizia di ieri, ha detto che il telefono non gliene importa più un fico secco. E quindi fine, capito? Cioè Microsoft che ha dei mezzi che sono infinitamente più grossi di quello che può essere Ubuntu. Quindi c'è stata una parabola, no? Per venire alla domanda di Stefano, c'è stata una parabola di Ubuntu sul mercato consumer, non ha funzionato. Fondamentalmente hanno speso un sacco di soldi, hanno speso un sacco di persone, tant'è vero che quando hanno abbandonato prima il progetto di Ubuntu Phone, poi Mir e prima ancora la TV famosa, hanno dovuto lasciare a casa delle persone. Tanti hanno trovato un altro lavoro, altri sono rimasti a casa. Quindi anche loro si sono ridimensionati e adesso stanno facendo altre cose. Hanno capito che è impossibile sfondare su questa cosa, se no investendo sul lunghissimo termine. Quindi se adesso siamo al 3%, è possibile che fra 10 anni il desktop di Linux, ammesso che esista, sarà il 6%. Sono ottimista, no? Probabilmente ci avverrà, se ci sarà ancora un desktop. Okay? Però, di conseguenza, loro come azienda devono investirci un po' meno. Quindi hanno pochi programmatori che seguono questo aspetto qua,
però di sicuro, diciamo così, vanno ad utilizzare un lavoro che è già in larga parte fatto. Loro adesso cosa stanno concentrando? Stanno concentrando, non so se seguite molto, sull'IoT, quindi i device con dentro un sistema operativo come telecamere, i droni, i frigoriferi, i robottini, ok? Stanno facendo un po' su quel mercato lì, dove effettivamente non c'è molto, cioè pochissimo, non c'è uno standard. Linux la fa da padrone e di conseguenza stanno investendo molto di più su quel settore lì che sul desktop stesso. D'altra parte, insomma, c'è la parte vera che finanzia tutto questo, che non dimentichiamo, è il mercato dei server. Loro hanno dei grossi clienti che hanno dei server con Ubuntu e di conseguenza larga parte dei profitti che poi permettono di finanziare anche Ubuntu derivano dalle aziende. Okay? Chiaro che il mercato consumer poteva essere una cosa diversa. Se loro si trovavano, diciamo così, delle partnership in grado di portare avanti, e non la piccola azienda spagnola, io li ho conosciuti, personaggi molto in gamba, molto entusiasti, che credono in software libero, peccato che però sono piccolini, quindi devono guardare a fine mese se riescono a tenere ancora in piedi l'azienda, no? Meizu sono cinesi, sono delle sfingi, non riesci mai a capirli, e di conseguenza non hanno trovato partner affidabili, serviva un partner, ok? Quello che ha cercato di fare Microsoft, per dirti, la parabola è parallela. Se tu guardi Microsoft cosa ha cercato di fare con la Nokia, non aveva un suo sistema, ha cercato, comprandosi la Nokia, di far sfondare il suo sistema. Peccato che il sistema faceva acqua, ok? Se volete vedere un Windows Phone ve lo faccio vedere, telefono aziendale, fa davvero schifo. Non l'hanno mantenuto semplicemente, sì che avevano i mezzi per farlo. Hanno fatto anche loro una specie di desktop convergente, quindi il loro Nokia 950, se lo attaccavi al loro dock, ti funzionava con loro schermo, no, con tutti gli schermi, e si trasformava in un desktop, quindi un telefonino che potevi usare anche da desktop, che non era male come cosa. Successo nessuno. Probabilmente se lo sono comprato in 3 in tutta Italia e forse in 10 in tutto il mondo, quindi anche quel mercato lì è morto. Nokia si è ripresa il marchio, adesso si fa i telefoni per i fatti suoi con Android, e Microsoft probabilmente uscirà dal mercato, quindi diciamo così che i giochi sono fatti. Domande? Le interfacce grafiche sì. Ad esserci le altre interfacce grafiche. Beh, quelli sono dei flavor, come li chiamano, cioè delle derivate, e quelli sono derivati ufficiali, lì hanno il loro team di sviluppo che procede speditamente. Tenete conto che a parte Ubuntu, tutte le altre derivate sono community supported, quindi sono portate avanti da persone della comunità, a parte Mate, in cui c'è un certo grosso contributo di programmatori, io ne conosco un paio, molto in gamba, che ci lavorano probabilmente perché gli piace il desktop, lo usano e di conseguenza lo sviluppano. Però tutti gli altri, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, mi pare si chiama, c'è poi quella lì, Ubuntu Studio, bravo, non mi viene il nome, quelli sono tutte portate avanti da una comunità e quindi hanno la loro strada, procedono. Anzi, questo è proprio il momento buono per guardarsi intorno, magari trovare qualche distribuzione diversa da Ubuntu. Una cosa che non vi ho fatto vedere, questo sistema, ok, ha qualche pecca. Per esempio, questa magnifica doc ingloba anche ha la possibilità di inglobare delle extension, non so se le avete mai usate. Io ne ho usata una di solito, che era quella del meteo, che mi piaceva. Allora, le extension, come sapete bene, si installano direttamente dal sito web.
Se voi andate con qualsiasi browser su questo sito web che si chiama extensions con la S finale, .gnome.org, qua potete vedere le extension più belle e più usate, o potete anche cercarne se avete in mente qualcosa in particolare, e potete installarle direttamente da qua, quasi, perché ovviamente non funziona niente. Ovviamente è un po' ironico, perché c'è sempre, quando avete a che fare con Gnome Shell, tutto funziona quasi benissimo, e quel quasi lì è di solito qualche piccolo intervento che dovete fare, perché cambia sempre qualcosa da una versione all'altra. Di conseguenza, io per andare qua e installare le Gnome Extension ho dovuto installare un plugin sul browser, su Firefox, perché sennò non sarebbe funzionato. Oltre a questo, dovete anche avere la fortuna che l'extension funzioni. Purtroppo c'è altra cosa molto critica, per quello io sono molto critico con questo passaggio. Teoricamente, se io premo questo tastino qua, da off metto on, mi chiede vuoi scaricare e installare, c'è una buona probabilità che funzioni, ma non è detto. Adesso ha funzionato. Abbiamo che a Valaku, vicino a Tuvalu, sta piovendo. Però fa caldo, ok. Adesso qualcuno potrà dire, vabbè, è molto interessante, no? Se mai ci andrò in ferie, lo so. Ok, in realtà si possono, diciamo, quelli sono i parametri di default. Non so perché ho scelto questa località assolutamente sconosciuta, ne potete aggiungere delle altre. Vediamo se funziona. No, scusate se ogni volta dico vedo se, ma sono un po' pessimista. L'ultima volta che avevo provato non funzionava. Ok, Roma. Vediamo un po'. Oh, ce l'abbiamo. Incredibile. A Roma. Facciamo qualcosa di più difficile, dai. Torri di Quartesoro. Sì. Adesso via Roma, quartiere Primavera. Cos'è? Dov'è il quartiere Primavera? No, perché c'è solo il quartiere Roma? Vabbè, ci accontentiamo di Torri, dai. Ok, va bene, dai. Queste frecce qua vuol dire ricaricare, vediamo se sì, funziona. Ok, oggi funziona, ok. Vabbè, questo è molto, molto simpatico, no? Vedete le previsioni del tempo, oggi, domani. Penso che possiate anche cambiare provider meteo o altre cose. Dell'extension funzionava anche su Unity o no? No, queste sono le extension di, sì, di Gnome, di Gnome, sì. Ma su Unity non c'erano le extension? Senso che questa è una cosa, una peculiarità di Gnome, no? Sì. Questo sistema qua. Adesso ti dico una cosa a favore e una contro. Cioè, su Unity tu avevi a disposizione una specie di sys-tray, cioè uno spazio sul pannello superiore, di solito localizzato qua dove vedete HP. Beh, quello lì non è il mio sponsor, è la stampante, e in cui le applicazioni potevano inserirsi uno spazietto quando erano in esecuzione, oppure potevano restare in esecuzione lì, come ha fatto l'HP adesso, no? Questa cosa qua sparirà. Su Unity c'è, rimarrà. Su Gnome Shell la vogliono far sparire. C'è un pippone lungo così di uno degli sviluppatori di Gnome che spiega perché non ci sarà più. È un pippone,
perché si sta arrampicando sui specchi, e l'ha scritto apposta a lungo perché la gente non lo leggerà mai, per giustificare questo comportamento assolutamente irrazionale. Conoscete come l'F3 sul file manager, che su un uomo praticamente non ha lo spirito della finestra, è una scelta proprio della comunità di mondo. È una scelta, cioè, allora, quando F3 qua funziona, no? Contro il TP, sì, però. Contro il T per fare una nuova tab, sì. Ma F3, ad esempio, si installa in Node, ad esempio, che lo trovi in Mate. Con F3 scrivi la finestra, Nautilus lo faceva, ma per non, cioè, si usi con, non lo so più. Ma è una scelta proprio della punta. Sì, allora, parliamo un attimo delle scelte. Sono scelte, sono liberi di farla. In realtà la cosa, la critica più grossa che muovono a Gnome in genere è proprio questa. I programmatori fanno un po' quel cazzo, scusate, quello che vogliono. E questo lo vedi da questo fatto qua. Cioè ogni tanto cambiano approccio allo sviluppo, perché secondo loro in questa continua ricerca del meglio assoluto, è un po' una ricerca del sacro Graal, ecco, bello questa, una ricerca del sacro Graal dell'interfaccia utente, lasciano indietro un po' i pezzi. È brutto dirlo, però Windows è un programma che funziona su Windows 95, probabilmente funziona anche su Windows 10, però un programma che funzionava su GNOME 3 non funziona al 99,9% su GNOME 3.26. Perché c'è quello strato sotterraneo di Gnome, che si chiamano API, che vengono ogni tanto riviste, migliorate. Okay? Questo miglioramento vuol dire che tutta una serie di funzioni che ti garantiva il sistema fino a una certa versione vengono man mano abbandonate, perché non più standard, perché non più belle, perché non più mantenute. Di conseguenza chi sviluppa applicazioni per Gnome continua a rimbalzare da API a API. Di solito è l'app che rimbalza un fiore all'altro, qua è il programmatore che rimbalza sopra le api. È un'immagine simpatica questa, no? E le api cambiano, non è detto che abbandonata. Scusate, adesso parlo tecnico. Sapete cos'è un'api? Allora, un'api non è solo una libreria, è anche una funzione di sistema. Cioè, se io ti dico disegna questa finestra massimizzata sullo schermo, io sono l'applicazione file che vuole una finestra massimizzata, chiamo l'API GTK, non so cosa sia, e gli dico massimizzami questa finestra e lui te la massimizza. Per chiamare questa app c'è un certo protocollo, no? Quindi chiama, l'API si chiama fai finestra grande così. Okay. Su GNOME 3.0 si chiama fai finestra grande così. Su GNOME 3.26 non c'è più fai finestra grande così, si chiama fammi la finestra molto grande. Ok. Che però, se io ce l'ho scritto su un programma questa cosa, è chiaro che quando Gnome salta da una versione all'altra, devo prendere il mio programma, vedere dove facevo queste istruzioni del mio programma e cambiare tutti questi punti. Se no, il mio programma non funziona più, ma non posso farlo. Non posso fare solo questo. No, devo tenere tutte e due le versioni. Perché? Perché c'è Debian che ha la versione del 2001. C'è Ubuntu che è la versione del 2016, c'è Arch che ha la versione di domani, perché deve ancora uscire, Arch ce l'ha già, no? Ok, e quindi il mio programma che deve funzionare bene su Arch, se no non funziona niente, devo prendere e fare magari tre chiamate per fare la stessa cosa. Vedete il conto? Uno per c'è un'applicazione che, cioè io avevo pensato che le applicazioni fossero indipendenti, quasi indipendenti da Gnome, da cosa vuol dire indipendenti? Che vivono di vita propria? Cioè che sono autoconsistenti? No. Beh, potrebbero anche esserlo. No. Sì, potrebbero anche esserlo. Potrebbero? Potrebbero funzionare senza Gnome.
possono funzionare senza il gnome. Tu, ho capito forse l'equivoco. Tu pensi che gnome sia questa cosa qua che vedi? Gnome non è questa finestra, questa interfaccia qua. Questo è Gnome Shell. Questa è l'interfaccia che vedi tu. Sotto c'è tutto uno strato di librerie, come diceva Stefano, che ti garantiscono di farti le finestre, farti i bordini, i bottoncini, e il colore del tema, lo sfondo, eccetera, eccetera. Però quello che sta sotto sono una pletora infinita di librerie che si chiamano GTK, che ti permettono di fare questa cosa. Il tuo programma, quando si installa, tu lo puoi installare su KDE piuttosto che su XFCE, piuttosto che anche su LXDE. Però il tuo programmino si porta dietro, per manina, tutta una serie di librerie. Se tu installi un programma qualsiasi, proviamo, dai, vediamo subito. Apriamo un bel terminale che piace tanto ai linuxari, facciamo sudo apt install openshot, che così faccio un torto a Stefano. No, tu usi KDE Live. No, dai, scherzo. Allora, vediamo un po' se sono fortunato. Sì, sono abbastanza fortunato, perché... Allora, lui ti installa, sì, OpenShot, che è un programma, però si installa anche tutta sta roba qua. Anche Nemo, che è solo file manager, questo se volete. Quindi è uno, tu installi il programma, in realtà ti porti dietro tutta la schiera di librerie di Gnome che sono necessarie al suo funzionamento. Tu dici, ma cavolo, ma perché non ci sono già installate? Perché non tutti usano le stesse librerie e di conseguenza vengono installate solo quando servono, se no la tua ISO, che è di 1,7 GB, adesso siamo arrivati, sarebbe probabilmente 10 giga, no? La ISO di Debian, che installa tutto lo scibile universale, quant'è? 750 giga, non so quanto sia, la dividono su 3 Blu-ray, non so, no, sto esagerando, però appunto tutti quei... Lì dentro c'è sicuramente del materiale di OpenShot proprio proprietario loro, ma c'è larga parte anche librerie di GTK, capito? Quindi quando parli di Gnome, parli sì dell'interfaccia grafica, ma parli del sistema che sta sotto. Quando prima dicevo che Ubuntu in realtà ha sempre usato Gnome, si siede sopra Gnome, Unity si sedeva sopra Gnome, ok? Serve anche un altro programma, lo usano tutti e due lo stesso. Lui chiama quello qua, fa una console, sì, ci sono già librerie installate, non è che si ristalla tutto quanto. Adesso sta cambiando, ci sono delle proposte per... allora, stiamo un po' divagando, stiamo parlando di tutto un po', no? Vabbè, se avete altre domande su Ubuntu, poi le rispondo. No, stanno venendo fuori dei sistemi di pacchettizzazione diversi da quelli in essere. Ce ne sono due o tre, uno si chiama Flatpak, un altro si chiama Snap e l'altro si chiama AppImage. Snap è quello proposto da Ubuntu, Flatpak mi pare sia più supportato da Gnome e AppImage è indipendente. Questi sistemi di pacchettizzazione stanno andando su una strada diversa da questa. Perché qual è il problema di avere di questo signore qua che si porta dietro per manina tutte le librerie? Il problema di questo è che ci potrebbero essere non due programmi che usano la stessa libreria, ma due programmi che usano due versioni diverse della stessa libreria. Di conseguenza... potrebbero darsi i pugni, no? Una cosa potrebbe non essere compatibile con l'altra, uno potrebbe andarci sopra, il primo programma potrebbe richiamare la libreria del secondo, non si capisce più niente. Allora, cosa hanno pensato? Beh, è facile, basta che questa catena di librerie
le mettiamo dentro al pacchettino del programma, quindi OpenShot non è più solo il programma OpenShot, faccio un esempio a caso, ma è OpenShot più tutte le librerie che gli servono al suo funzionamento, quindi quella pletora lì di roba, faccio un pacco unico di roba, lo installo, paf, fatto. Questo è un sistema che funzionicchia, non è ancora perfetto. Io ho usato in un paio di occasioni AppImage e anche Snap, funzionano quasi, nel senso che hanno poi qualche problema a referenziare le componenti di sistema, quelle più basi. L'esempio più stupido è AppImage, che ha problemi a trovarsi le icone, quindi parlo delle icone, non quelle di AppImage che c'è dentro il programma, ma le icone magari che del tema della finestra, no? Quindi i bottoncini, no? Tu installi un programma AppImage con la finestra AppImage e poi quando cerca di richiamare quel bottoncino lì vedi un coso perché non riesce a referenziare correttamente l'icona che va lì sopra. Non hai più una coerenza fra le finestre aperte perché uno usa un tipo di finestra. Sì, infatti. Per esempio anche Blender, anche Firefox, lo puoi scaricare e lo apri direttamente, Blender, idem, scarichi il pacchetto, lo apri indipendentemente. Sì. Tra i pacchetti installati o meno. Sì, il problema è appunto l'integrazione con il resto del sistema. Non hai qualcosa di coerente fra una finestra e l'altra. Sì, infatti. Sì, questo è un problemino, non è neanche il più grosso. Il secondo problema, che secondo me è il primo, è che questi pacchettoni diventano enormi, no? Perché ovviamente si portano dietro ognuno tutte le librerie, quindi Firefox c'ha le sue, che magari sono ripetute anche su Blender, su OpenShot, su KDE in Lave. È chiaro che se uno comincia a avere sta roba, è chiaro che lo spazio su disco ormai è gratis, però insomma, quasi gratis, no? Un pacchetto che magari costa, adesso non so quanto costava questo qua, tutto quanto, 49 mega, magari ti costa 10 volte tanto, no? È quello che succede su Windows. Su Windows non condivide nessun programma, condivide una libreria con un altro software, quindi se scarichi e installi un software, si porta dietro tutte le librerie, un altro software potrebbe essere qualche... software potrebbe essere sì, le stesse librerie. Non c'è condivisione fra un software e l'altro, quindi... Ma su Windows, scusate. Vabbè, si installi un software di Adobe e poi se installi un altro software di un'altra azienda, non è che condividono delle librerie che potrebbero magari essere anche condivise. Per... Le ROM sono una domanda per quello, che ormai sono utilizzate per la spada per la motore. LL, non so, esistono ancora. Non so, però. Ce ne sono pieni delle cose, sì. Tipo i documenti sono comuni, qualche cappa. Non so, sì. Cioè, dipende dai percorsi che li butti, ma anche lì, cioè, magari in Linux, le librerie sono abbastanza condivise. Sono condivise, che secondo me la strada che ho visto più seguita è se due versioni della DLL, della SO, come si chiama. Quella nuova mantiene il suo nome originale, quella vecchia diventa, non so, quindi mi so tipo 6 versione 5, 1, 3, 9, 4, 22, gli appioppano sul nome un numerino, mentre normalmente in realtà il numerino non è significativo con la versione, quelle vecchie magari mantengono tipo Python, e Python 3, Python 2, certo, è vecchio diciamo come... Sì, ma ad esempio diversi software che usano Python, ad esempio, installi un Python, probabilmente il 3, e tutti i software che usano Python 3 usano gli stessi pacchetti, ma in Windows non è che installi un pacchetto, un programma e Adobe, il programma di Adobe usa quel pacchetto e l'altro programma di, non so, usa lo stesso pacchetto. Non c'è integrazione, non c'è condivisione. Diciamo che mai dovrebbe essere il DLL COM, adesso c'è nel framework, se vogliamo che la condivisione utilizza lì, però allora Adobe avrà cura di chiarire tutte le sue librerie per essere più esclusiva possibile. Sicuramente anche perché i pacchetti sono chiusi, quindi sicuramente non c'è condivisione. Anche sul peso,
Beh, Ubuntu tipicamente ci sta in 6-7 giga. Appena installato c'è dentro tutti i software. Windows senza niente ti pesa molto in più, no? Sì, sì, infatti. Beh, io non ho mai destinato più di 30 giga alla partizione di sistema di Ubuntu. E vabbè, questi sono tutti i programmi che installo dopo aver installato Ubuntu, quindi un po' di roba la uso, no? Chiaro che sono due cose diverse. Il fatto di poter riciclare le librerie è un vantaggio, è chiaro che lo svantaggio è l'altro. Però del resto bisogna anche dire che quando si installa una distribuzione, la distribuzione stessa ti garantisce la coerenza, no? La coerenza dei pacchetti è garantita dalla distribuzione, quindi tu non troverai mai all'interno della distribuzione, tra virgolette, seria, un conflitto di librerie, quindi Debian, Ubuntu, beh, Arch è una cosa a sé stante che meglio non parlarne, però Fedora, SUSE e quant'altro garantiscono questo fatto, cioè tutti i software usano le stesse versioni della libreria, anzi in qualche caso può essere un problema perché magari a causa di una libreria particolarmente vecchia tutti i software che poi vanno di conseguenza a quella libreria lì restano vecchi finché non si aggiorna quella libreria. C'è un programma che si chiama Remina, che era presente su Debian 8, è stato tolto da Debian 9 perché era vecchio, ma era vecchio perché non si poteva aggiornare all'ultima versione, perché dipendeva da versioni precedenti di pacchetti che stavano sotto. Adesso sono... Finché il caro Giovanni, con l'aiuto di altre persone, Matteo Vescovi, che è un programmatore Debian di Asiago, sono riusciti un po' a infilare le librerie nei posti giusti di Debian. Vabbè, tu avevi altre domande? No. 3.26 questa qua, sì. Sì, beh, questa è la 3.25,9 periodico, in realtà poi sarà la 3.26. In realtà non cambia molto, se avete GNOME vedete sempre dei miglioramenti, sono sempre molto piccoli, molto lenti, no? Però è uno dei motivi per cui fanno così tante versioni. Più che altro che adesso con tutte le distribuzioni che ci sono, ce ne sono una centinaia. Cioè prima Ubuntu si differenziava per l'interfaccia che era unica, adesso con GNOME, che quasi tutte le distribuzioni possono avere GNOME, System D, Gilem, tutte hanno System D, Winland, lo stesso ormai tutte sono passate a Winland. Cioè, perché uno dovrebbe installare una distribuzione o un'altra? Ma non è proprio... Beh sì, è una, cioè, cosa vuol dire una distribuzione come un'altra? Ma è una Debian, no, perché... Beh, Mint è una Ubuntu verde. Esatto. Quindi se vi piace il verde installate Mint. Beh, di Repo sui Ubuntu. Se ne avrà dubbio. Cosa sui Repo? No, non so, io non... Nemo. Mint, ah, ecco qua, un'altra cosa che è cambiato, schermo. Bello, no? Potete anche proteggerlo da password, non l'ho ancora fatto. Ogni tanto, beh, tenete conto che questi effetti grafici sul mio, che ha una certa età, non sono proprio bellissimi. Anche quando si avvia, vedete il desktop che appare, come se arrivasse da distante, no? Cosa che sul mio va. Vabbè. Sì, dici una distribuzione con un'altra. Sì, è una distribuzione con un'altra, ma è sempre stata una distribuzione con un'altra. No, era no, era allora un po' diversa. Era un po' diversa. No, allora tornate indietro con la memoria quando eravate bambini ed è uscita Ubuntu 4.10. Quella lì era una GNOME 2 brutta, perché era marrone scuro, ve la ricordate? Era davvero brutta.
GNOME, né più né meno. Cosa si differenziava? Niente. Cosa aveva di diverso? Ubuntu ci ha portato a usare Linux. Sì, ma perché? Perché era facile da usare, facile da installare, ma adesso ce ne sono centinaia di soluzioni. Sì, ma allora il discorso è quello, l'hai detto tu, è facile da usare, facile da installare, è per quello che uno usa Ubuntu, no? Chiaro che dopo aver usato Ubuntu, io quando faccio il talk dico che Ubuntu è la porta arancione per il mondo Linux, perché è questo. Cioè, se tu vai in giro, la gente sa malapena cos'è Linux, però Ubuntu magari l'ha sentito parlare. Quindi, se mai gli venisse voglia di installare qualcosa, installa Ubuntu, no? Chiaro che dopo da lì comincia la ricerca del desktop perfetto. Sono stato contagiato anch'io anni fa di questo, ho cambiato 10 distribuzioni in un anno. Le ricerche che non soddisferai mai, no? Perché, questo c'è, questo qua, questa, la finestra è troppo piccola, quella è troppo grande, le icone non mi piacciono, il colore dello sfondo, il bordino non è perfettamente rotondo come lo voglio io, i bottoni sono di qua, i bottoni sono di là, la barra è di qua. Cioè, sono tutte quelle cose per cui la gente cambia distribuzione, perché alla fine il motore, ce ne sono pochi, no? Alla fine di mainstream, cioè di motori sotto, che, per cui si differenzia notevolmente l'offerta, GROM KDE. Questo c'è, no? Poi va bene, ci sono i vari desktop, FCE, che è carino, l'XDE fa schifo, però è molto veloce, Ubuntu Mate è la terza via che si sta sviluppando adesso. Però, alla fine, una persona comincia a usare Ubuntu e poi magari cerca qualcos'altro, qualcosa che gli vada meglio, che sia Ubuntu Mate, che sia GNOME Shell, che sia Arch, nessuno userà mai Arch, però che sia Arch, scherzo, no, c'ho un amico che prendo sempre in giro perché lui usa Arch e dico, e ogni volta che mi vede mi fa, io ho fatto questo, su Ubuntu ci avrei messo 30 secondi, su Arch ci ho perso un pomeriggio. Bravo! Ma perché? ma adesso... vabbè. Bravo. Adesso. Secondo me è un punto di diverso. Dipende, secondo me, per le distribuzioni, da dove vuoi partire, da dove vuoi arrivare e quanto ci vuoi tempo. Perché alla fine se tu parte una puoi arrivare praticamente a quello che ti dà l'altra installata, diciamo, vergine, no? E comunque, come ti ho detto adesso, sono tutti quanti, io posso partire da una demo, tirarmi fuori da un punto, il contrario, posso partire da un Arch e farmi una faccia così, diventando probabilmente matto. L'unica differenza è il tempo che ci metti e la fuga che ci metti. Solamente uso Ubuntu perché mi trovo bene, tanto volte nel usuario. Su altre macchine magari va meglio usare Debian perché non voglio avere niente di grafica, non voglio mettermi lì a tirare via roba e perdo tempo per farlo. Quindi butto su una Debian che mi dà la base e sì, dipende. No, ma infatti la bellezza di Linux è proprio quello, no? È un abito sartoriale, cioè ti scegli quello che ti va bene. Esatto. E io e te non portiamo probabilmente la stessa taglia, e quello che va bene a me probabilmente non va bene a te, e forse non va bene anche a Stefano, ma non sono sicuro. Però va bene anche in momenti diversi della vita, sì. Cose che fai, quindi la cambi la distribuzione. Sì, ma poi non è che te la sposi, insomma, no? Porco cane, basta una donna per quello, no? Però appunto adesso perché usare Ubuntu? No, so, cioè, non lo so, io lo uso perché è comoda, perché è comunque qualcosa di bello, però sono già molto critico su questa cosa qua. Usato per lungo tempo GNOME Shell, poi a dispetto del fatto che fosse più veloce, più leggero di Unity, aveva delle incongruenze e comunque aveva delle cose che non andavano, no? Ho fatto vedere prima l'alt tab, che a me sta un po' sui mi sta molto antipatico, per dirvi, le extension che ogni tanto si scassano, quindi non ci puoi fare affidamento. Un'altra cosa che stavo dicendo prima, cioè il fatto che GNOME Shell toglierà il sys3, adesso c'è quella parte lì in alto che viene usata da varie app, che verrà tolta, quindi non ci sarà più
anche il mio sponsor qua se ne andrà, non ci sarà più la possibilità di far partire da lì varie applicazioni piuttosto che accedere rapidamente a varie funzioni di applicazioni che magari ti servono. Funzione prima lì del wifi. No, questo c'è. No, questo qua, l'HP, no? Io adesso ho una stampante HP a casa, no? HP, ho installato il driver della stampante, in 30 secondi me l'ha installato con HP Leap, che è il programma fatto. E lui adesso si è installato e si è messo che parte automaticamente la partenza di Ubuntu, no? Quindi appare ogni volta e da qua posso controllare device manager, magari non lo userò mai, posso fare qualcosa sulla stampante, controllare le code, eccetera, eccetera. Però il funzionamento che ha di icone lì, no, schiacciato sul volume. No. Quelle sono le sacre icone di GNOME e nessuno può toccarle. Queste qua sono di sistema. Queste cose qua sono di sistema. Lì solo GNOME può andare. Ok? Quindi qua troverai sempre la tastiera, troverai sempre il menu del volume, il wifi, la batteria che non mi va più e poco altro. Ok? Qua non ci potrà mai andare nessuno. Nessun programma. Ok? E possono andare qua di fianco. Per adesso, ma fra poco lo toglierà. La posizione era proprio il tipo di interfaccia, no? Cioè, si va tutto in una sistema lì apparentemente. Sì, sì. Cioè, se non si chiama così, c'è un nome. Probabilmente scompare anche il sistema di rappresentare no? No. Allora, queste scompare la possibilità che un'applicazione si metta lì, non il fatto che ci sia qualcosa lì, capito? Quindi non ci sarà più la possibilità per nessuno di mettersi lì, se non installando un plugin a posto dopo. Però è chiaro che se qualcuno fa appunto un aggiornamento di sistema, da oggi a domani non si trova più il programma dove si aspettava di trovarlo, deve installare qualcos'altro. Capito? Cioè, alcuni programmi non funzioneranno più, cioè quelli che resteranno esclusivamente lì non funzionano. Può succedere. E questo fa parte delle critiche che ti dicevo prima, che GNOME cambia ogni tanto, butta via della roba e fa un po' di... È come quando sei a casa, ti trovi a casa piena di roba, fai un po' di... come si chiama? Decluttering. Butti via un po' di roba. Ogni tanto butti via anche roba che ti serviva, come questa magari. No, non lo so, cioè... Ci sono allora le persone, secondo me, questo è un mio parere personale, è un po' come organizzato GNOME. GNOME, sapete, è una comunità di sviluppatori che però tendenzialmente fanno un po' quel cavolo che vogliono. Quindi non c'è un GNOME leader, se vogliamo chiamarlo così, che dice ok, queste sono le linee di sviluppo, per 10 anni andiamo avanti così. Facciamo Wina, o facciamo un po' quel cavolo che vogliamo. E di conseguenza, qualunque sviluppatore ha assoluto diritto di vita, di morte, su qualsiasi aspetto lui controlli del sistema. Quindi se un domani si svegliano che la tastiera non va più qua, ma va sotto, la mettono sotto e nessuno gli può più dire niente. Fanno un post lungo così come l'altro signore, bel pippone, nessuno legge, tanto, ma addirittura, non so se, non mi ricordo più in che versione era, questi che adesso sono qua, no? Le notifiche, in qualche versione apparivano qua sotto, non so se, ok, cosa comodissima, no? Sì, anche quello. Anche il fatto, adesso qua non c'è una chiavetta, vediamo dove appare, perché non so più dove appaia ultimamente. Non discutono tra di loro quali sono le nostre. Sì, discutono. No, discutono. No, adesso a Marco la mette nel posto giusto. È già qualcosa. Ma addirittura c'è stato anche un momento in cui apparivano qua sotto, c'era una, un,
Sì. Sì. Cioè, comunque anche la comunità di Delia, a un certo punto, se ti ricordi, avevano lasciato praticamente la document, la faccia standard, diciamo, perché sì, si ricordavano, perché non era più gli standard dell'interfaccia, quindi erano stati a successo. Che è praticamente il GNOME 2. Però comunque adesso sono tornato, perché se non sbaglio Delia comunque fa le varie interfacce. No, non so, non uso Delia. Qualche telefono non sarà da via. Come è successo per System D, Iden, cioè spaccatura a metà, ognuno per i fatti suoi, ma. Sì, sì, c'è poca collaborazione, c'è un post, mi ricordo, ma c'è anche un'intervista, peccato che sia in francese, di Mark Shuttleworth, che parla un po' del sviluppo di Ubuntu, e lui era molto frustrato e molto deluso dalla comunità. In realtà lui parla di comunità, ma in realtà vuol parlare di un'altra cosa che non può dire, perché sapete benissimo che GNOME non è che sia totalmente indipendente, ma è fortemente finanziato da Red Hat, insomma. Quindi è chiaro che quando c'è un leader forte che si chiama Red Hat e fa 2 miliardi di dollari fatturato, insomma, e che ha 40.000 dipendenti, è difficile che questi si comportino in maniera costruttiva quando vendono un concorrente che gli sta rosicchiando fette di mercato, perché a tutti gli effetti Ubuntu gli ha rubato un sacco di clienti, la loro Red Hat Enterprise, server, eccetera, eccetera, che prima la propinavano ovunque, adesso è stata abbondantemente superata da Ubuntu Server e anche da Debian, ok? Quindi loro vendevano il loro software professionale a un sacco di aziende che sono passate Ubuntu. Chiaro che questo sotto sotto un po' ti dà fastidio, no? Di conseguenza certe scelte che diciamo in superficie appaiono di una comunità, sotto sono finanziate da altre cose. L'errore che fa Canonical, e che non ha ancora smesso di fare, è di continuare ad apparire troppa Canonical, dovrebbe semplicemente fare come fare Red Hat, ritirarsi sul business, curarsi quella fetta e lasciare andare avanti qualcun altro. Questo è un Red Hat ha fatto diciamo anche la storia, perché William ha un progetto sponsorizzato fortemente SystemD, idem, sì. Nessuno lo voleva, e adesso tutte le istituzioni hanno SystemD. Poi cosa ha fatto ancora? GNOME è fortemente sponsorizzato da. Ma infatti prima ho detto che Wayland è un progetto nato nel 2008, quasi 10 anni fa. Ha cominciato davvero a svilupparsi quando Ubuntu ha presentato Mir. Da un post all'anno che facevano, buttando fuori una pre alfa beta gamma release, una volta all'anno, sono arrivati e fanno una release al mese. Chiaro che magari sono animati, capito? Però la concorrenza fa bene, no? La concorrenza fa bene, li ha costretti a migliorare, ed è un sistema assolutamente inutilizzabile. Fra l'altro Ubuntu voleva passare a Wayland, perché aveva già in mente che Xorg faceva schifo, era vecchio, era difficile da mantenere, era pesante. Aveva detto già, non mi ricordo più se addirittura la, adesso non mi ricordo più che versione di LTS di Ubuntu l'avevano buttato fuori con Wayland. La 16 forse può darsi, ma no, forse prima, forse la 14. Boh. In ogni caso, avevano dichiarato, avevano cominciato a usarlo, però era inusabile. Ma adesso non è supportato le applicazioni? Beh, funziona. No, da certe applicazioni non supporta Wayland, per esempio specificata come GIMP, sì. Non supporta pienamente, ma tutti no, i non ho ancora provato a installare anche GIMP, però è un settore di colore tutte le librerie che si basano su GIMP, a me non funziona su GIMP,
Devo ancora installare una parte di programmi provarli, quindi non so se funziona. In ogni caso su Ubuntu hai la possibilità di andare su Xorg, quindi basta che scegli all'inizio cosa far partire e se vedi che non ti va vai sull'altro. Però questo è il problema, perché l'utente per te sarà l'utente della strada. Della strada, appena arrivato la nuova continua. Sì, sì. O l'amico, l'amico dell'amico. Avremo un sacco di clienti dopo il 19 ottobre che verranno a chiedere. Le distribuzioni sono passate Wiener comunque, e non è obbligatorio, ma tutte sono passate Wiener, malgrado che alcune applicazioni ancora non supportano Wiener. Quindi anche c'è Fedora delle 14 supporta Wiener, se non sbaglio, però comunque hai sempre la possibilità di fare un logout e di entrare su X. Sì, anche qua lo puoi fare, aspetta. C'è traccia di SORG? C'è sia il SORG che il WinAM, quindi tu fai un logout e rientri in X. Adesso non esiste niente di SORG, se parte con WinAM non ha nessuna... È un altro server grafico, parallelizzato in modo parallelo, c'è uno. Apparentemente funziona uguale. Diventare compatibile, perché adesso tutte le istituzioni lo usano, quindi se vuoi usare GIMP ad esempio funzioni pure di GIMP. Volevo farvi vedere il menu di login, che però vabbè non si vede, ve lo faccio vedere così. C'è un ingranaggino piccolo e da qua potete scegliere con che tipo di sessione. Io adesso ho installato Ubuntu e Ubuntu su Xorg, sono quelli che vengono predefiniti. Ubuntu è ovviamente con Wayland, con Xorg. Poi potete installarvi Grom Session, che è una Grom Vanilla, adesso ve la faccio vedere, oppure una Grom Flashback, come la chiamano, cioè che ha un po' il look di Grom 2. E anche Grom su x.org. Allora, se faccio vedere la vanilla, giusto per curiosità, per capire le differenze. Mi è successo l'effetto grafico fantastico. No, ho sbagliato di nuovo, lascia stare. Ho lasciato lo stesso parametro, perfetto. Rifaccio. Lo stai lanciando adesso? La Gnome, quella sua, e non quella imitazione di Unity. Quella vaniglia? No. Quella Gnome. Questo è Chrome. Classico Chrome. No, non cambia niente rispetto all'altro. Ovviamente non c'è la doc, no? La doc che c'è. Barra trasparente, infatti. Infatti, non c'è la doc e c'è la Chrome nella sua forma originale, diciamo così. Come vedete sono sparite le icone dallo schermo, perché anche se io ho una cartella che si chiama desktop, in realtà lui se ne non si interessa. Le doc diverse, quelle lì si somigliano moltissimo, cioè la doc prima rispetto a questa. Questa? No, questa è uguale. Allora l'unica differenza è che non si attiva più andando in alto a sinistra. Sì, questa qua non si chiama doc, si chiama un'altra roba. No, per esempio diventano piccole, quelle con le dicendo tante, mentre su quella che ha
Poi se notate un'altra cosa, le finestre qua appaiono sempre massimizzate, no? E c'è un solo tastino che serve per chiuderle. Sì, sì, ovvio. Però questa è la GNOME vanilla, chiamiamola così. Nel senso che è GNOME fatta come viene fuori dalla fabbrica GNOME, ok? Le finestre sono massimizzate e partono sempre massimizzate, si possono chiudere. Chiaro che dopo funzionano tutti gli altri sistemi, per cui se l'appoggiate in alto si massimizza, se l'appoggiate sulla parte destra occupa metà della finestra e così sulla parte sinistra, no? Se avete magari due finestre che volete vedere contemporaneamente. Sono gli stessi comportamenti che c'erano anche su Unity, ma anche su GNOME funzionano uguali. Il plugin installato che ha tenuto quello del network? Il plugin è di GNOME proprio. Anzi, se voi andate sulla cosa, vi fa vedere anche quelle che sono installate. Okay. Si dovrebbe in teoria usare GNOME Quick Tool per gestire le extension. Si gestiscono da GNOME Tool. Sì, non le esiste, sì, guarda. Ma io la gestione. Mai usato GNOME Tool. Ma sono, cioè, ti dico, sono anni che non uso GNOME Shell, quindi sto imparando anch'io. Il discorso di che si doveva fare di screencast su Wayland e non si doveva lavorare bene con chi faceva fatto, Beh, lo screencast che non si vede su Wayland, se vuoi ti faccio vedere un video vuoto. Nero. Sì, nero. Abbiamo provato prima tutto nero. Come che non supporta i server. Cos'altro vuoi vedere? Quelle cose si integrano male. C'è anche GIMP installato. Ah, GIMP, no, non ce l'ho. Se aspettate, è tra le cose che devo ancora installare. Solo. Una cosa un po', diciamo, usabile se uno interessa. Si va sopra a una foto, un video, in non e vari. Batti la barra spaziatrice, ti fa l'anteprima, ti fa partire il video, ad esempio in miniatura, ti fa cose specifiche. Adesso sono con Wayland, sì. Sì, c'è tornato. No, beh, funziona, non so. Sì, no, ma lo strumento diceva il peak. Il peak del color? Sì. Sì. No, 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 non lo conosco, non lo so. Come no? Sì? Sì, sicuro. Sì? Non vedo simulato l'HP. Sì. No, quello è fallito alla partenza. Indipendentemente da GNOME 3 o... come si fa a capire esatto cosa attivo adesso? C'è un processo che si chiama Google e cosa c'è? Bella domanda, vedremo. Che brutto. Bah, non vedo niente del genere. C'è l'HP Stray che non si vede. No, non saprei. C'è GNOME Shell. System. Forse System Control Status. Sì, bisogna dire una roba, che Wayland in realtà non è il sistema grafico, quello si chiama questo, Wayland sono le API che rispondono allo standard. Non è il server grafico? No, si chiama questo, il server grafico. C'è sempre questa doppia cosa, perché fare le robe facili, no?
Però adesso non ti saprei dire qual è il processo che sta sotto sta roba, non ne ho idea. Perché il sonno si vede bene qua, no? Cioè, il sonno vede bene, sì, sì. Attivo, c'è anche questo qui, qua, non va, boh. Non ci sono gli altri tra i processi, lui fa un PS, il rap, quelli sono solo questi i processi, sì, no? Sì, processi attivi. Beh, adesso lo sono uscito, però sono questi, sono. Per cercare cosa? Il processo, se esiste il processo. Posso vivere anche senza. Va bene, è così interessante, no? Ma posso fare una domanda? Sì. Vedete che domani mi viene la voglia di sperare un brutto, non gli dirà anche perché è mondenia. Cioè, cosa che trovi più brutto rispetto a mondenia? Ti dicono che magari è un po' più grasso, la base. Sei la persona sbagliata. Chiesto la persona sbagliata, non uso Debian, quindi non ci sono dire. No, le parti proprietarie, cioè nel senso che si fa di Debian, tutti diciamo i pacchetti proprietari non li trovi in default, quindi se anche se installi un modulo per l'interfaccia grafica, così durante il processo di installazione ti dice manca questo modulo, che lo scarichi a mano e installi in Debian. In Ubuntu va tutto. Ma se gli dici che non vuoi usare la proprietaria, però è uguale. Come? Se gli dici che non vuoi. Vabbè, si tagli Ubuntu premendo sì alt, forse tab, per erano un ricordo e installi solo software libero senza. No, allora fermo lì. Ubuntu è dentro solo software libero, tutto il resto lo installi dopo. La differenza forse è nella facilità, perché. Cos'è? Un idrovolante. Se do tutto quello che tu stai dicendo lo installi dopo. La differenza, se mi pare di capire, è che se tu vai lì e installi, non so, la parte proprietaria, fai sudo apt install, o piuttosto che installi il pacchetto da Software Center, lo installi e basta. Non devi andare su riga di comando e dire installa questo, questo, no, questo, questo. Ma già i moduli all'interno del kernel, in Debian no. Che moduli di kernel? I moduli proprietari che hanno delle licenze. È tipo in modo particolare interfacce di Wi-Fi. Wi-Fi non è. Non è. No, non ci sono, nel kernel non ci sono. Non è, però non sono. Sono dentro, ma non sono, sì, ma non sono attive. Infatti c'è una cosa che si chiama, sì, no, come che si chiama, no, non è qua. Ricordo che una volta avevo un punto, aveva anche tipo tutte le librerie con delle press, come che prendessero il sorgente e gli applicassero su delle cose. Allora adesso eccolo qua, driver aggiuntivi. Allora, quando tu installi Ubuntu non c'è niente di proprietario già installato, niente, fermo lì, non c'è niente. Se c'è qualcosa, se però hai delle periferiche che funzionano con driver proprietari, vai qua e li aggiungi. Però è qualcosa che fai dopo. Ma no, tipo driver proprietari, sì. Dei moduli del kernel che hanno delle licenze. Che non sono completamente liberi. No, no, ma io, cioè io da questo pannello qua ho fatto solo una roba, installa driver del Wi-Fi, perché non c'è altro. Sono quelli di Broadcom che in qualche caso non sono liberi, perché anche a Broadcom ultimamente rilascia tutto software libero. Quelle cose lì fa robe inutili. Lo
non so, però un utente che installa Debian, ok, non riesce ad avere delle periferiche funzionanti. Un utente che installa Ubuntu, 99% funziona tutto. Sì, quello che non funziona vai qua, lo installi, è quella la facilità. Sì, qualche anno fa il discriminante era Ubuntu su Debian, quando mi vanno certe robe e devo fare stile tempo, voglio provare tutto Ubuntu su Ubuntu e mi tutto. Esatto, perché nel kernel si sopra in modo. Di... Quindi l'utente di base, quello si girava, diciamo, verso Ubuntu. Perché sì, si chiamava sì. Tutto era raro che non andasse a qualcosa. Su Debian invece c'era la RAW che ci faccio esempio per sì, ora come mentalità la è come Ubuntu, cioè funziona tutto, la software invece è più rigoroso, nel senso che se vuoi qualcosa che ha delle licenze lingue anche aggiungi i report esterni come anche su Ubuntu. Su Ubuntu c'è questo report qua, che sono questi, uno è il driver proprietario, l'altro è il software con restrizioni per copyright. Questi sono di solito spuntati, cioè sono, beh adesso mi chiede la password, però non sono già sbaffati, ok? Se li vuoi li devi sbaffare tu. Però questa è una sono, allora loro lo fanno perché in alcuni paesi se tu vai a sbaffare quella roba lì ti mettono dentro e non hai la licenza, no? Magari non è vero, però si diciamo così, si premurano di evitare guai legali in qualche paese particolarmente cattivo, no? Però sono, questa cosa qua la puoi risolvere in due maniere. Alla Ubuntu metti un baffetto, alla Debian devi andare a cercare il pacchetto, abilitare il repository, riga di comando, eccetera, eccetera. Sono due approcci diversi, uno tende a facilitare l'utente, l'altro no. E allora anche queste cose, no? Cioè, che poi la cosa secondo me drammatica di tutto questo è che Debian non è considerato software libero. Per me è una cosa drammatica. Perché da una parte c'è tutto questo sforzo a tenersi i repository ben distinti, a non mettere software proprietario, driver di wifi e quant'altro. Dall'altra, se tu vai sul sito della Free Software Foundation, ci sono tre distribuzioni libere, non c'è Debian. Io mi ricordo che qualche anno fa, quando era Debian leader Zacchiroli, sono andati avanti un anno a parlare con quelli della Free Software Foundation per trovare un accordo in modo che Debian fosse considerato software libero. Non si sono messi d'accordo. Perché? Perché quelli della Free Software Foundation sono dei talebani e tu non puoi andare d'accordo con dei talebani a meno che tu non sia un talebano come loro. Debian, che nonostante siano, diciamo, un po' una differenza tra l'ISIS e Al-Qaeda, probabilmente hanno delle armi diverse, non so, il pugnale storto invece che dritto, però sono cose così, cioè sono cose impalpabili, capito? Sì. La Software Foundation accusava Debian del fatto che dava comunque la possibilità E fosse troppo facile. Contri, non free, una distribuzione completamente libera non deve avere questa possibilità. No, non è vero. Allora tu, se tu hai software libero, devi poter fare quello che vuoi, se no non è libero. Se io devo disporre della mia macchina, tutto quello, quindi anche installarci software proprietario. Loro, quello che dicevano era, è troppo facile installare software proprietario. Facile. Devo mettere, ma cosa devo fare? Farlo con la spaccata, non so, fuori dalla finestra, appeso al muro, cioè cosa vuol dire troppo facile, capito? Sono delle cose per cui hanno cercato la rottura a tutti i costi, capito? Sono dei talebani, non ci puoi andare d'accordo in nessuna maniera. È come se tu ti metti a discutere probabilmente con Stallman, non riuscirai mai a convincerlo di nessun'altra idea che non sia la sua. Però questo è una cosa, un approccio che probabilmente va bene a Stallman, va bene ai suoi seguaci, non va bene al 99,9% delle persone in questo mondo. Quindi se tu vuoi pensare che un domani qualcosa di più del 2%, 2-3% di persone usino Linux, è chiaro che devi muoverti verso di loro, non pensare che le persone vengano da te.
è così. Purtroppo è così. Devi scendere a compromessi che però un talebano. Quanto 10-15 anni fa era molto questa, cioè dava possibilità a gente di andare come me di usare un servizio Linux, ovviamente se avessi provato con Debian La cosa è molto semplice. Ricordo anni fa c'erano persone che avevano un grosso problema a usare Linux, che era il fatto di vedere i video su YouTube. Video su YouTube li vedevi solo con Flash installato. Flash non è un software libero. Cosa fai? Li mandi a casa con i fulmini e saette di Stallman perché non è software libero, oppure gli installi il plugin? E questo è il discorso. Cioè è chiaro che a me piace Stallman, per me è un mito, ma non ci vivrei. Perché? Perché fa delle scelte che io non faccio, ma io sono io e lui è lui. Però le sue scelte non sono le mie, ma non per questo giudico le sue giuste e le mie sbagliate o viceversa. Però se viene una persona da me, al martedì facciamo assistenza a Schio, no? Se viene qualcuno lì e mi dice, oh cavolo, devo vedere il video su YouTube e non mi va, e cosa faccio? Lo mando a casa o gli dico, guarda, non ce l'hai perché questo è software proprietario. Gli spiego la differenza tra software libero e software proprietario. E dopodiché, se lo vuole, glielo installo. Punto. Questa è comunque, io lo specifico, questa diversità, insomma, cioè questa differenza come può essere comunque il caso, perché ormai questo come in tanti altri casi, capito? In altri casi, esatto, comunque. Però, cioè, il discorso è che ieri, come hai detto, quando se fosse software libero, come lo è la HTML5, sarebbe meglio. Sì. non dovresti installare questo. Però sì, forse è giusto che ci ricordiamo di specificare anche queste cose qua che porta, ma anche penso più acqua al mulino del software libero, insomma, vero, certo che sì. Se uno mi chiede ti faccio tutto quello che di cui ho bisogno, lo so. Spero bene. No, però appunto la cosa è quella, cioè bisogna andare incontro alle persone. Le persone vivono in un mondo reale, hanno esigenze reali, non vivono come Stallman. Cioè, allora, immagino di vivere come lui, che non va in alberghi perché lo registrano, perché vogliono la sua carta d'identità e lui non vuole dare i suoi dati. Ok. Cioè, tutto un mondo sarebbe sostenibile in questa maniera, secondo voi? Ma lui lo fa bene, fa bene a farlo, cavolo, neanche io vorrei dare la mia carta d'identità quando arrivo in albergo, cavolo, te ne frega chi sono, capito? Però il mondo non potrebbe funzionare, almeno non potrebbe funzionare così. Cosa fai, capito? Funzionerebbe diverso un bracciale elettronico alla famiglia, ancora meglio. Poi andrà a prendere un po' di cucini come quello da Svegas. Altri discorsi. Va bene. Sì, dai. Allora dai. Per un'ora, ho preso qualche anno fa ancora, però ho una polemica con un mio
dico polemica, perché probabilmente nella barra che dicevi prima dell'ex cerca, che adesso sono scomparsa, dicevi che cerca delle cose su internet. Cercava le cose su Amazon. Quindi da questa persona ha rilevato questo tipo di sai che non sono senza. Ma finiamo che comunque la roba. No, in realtà questa è no, è un cavolo di link, cioè Canonical non ha nessun particolare accordo con Amazon che non sia questo tag qua che vedete. Quindi se voi fate partire il sito web di Amazon cliccando lì, gli date un millesimo di euro a chi ha quel tag lì. Non so se avete mai visto i tag sponsorizzati, no? Cioè, c'è qualche influencer, li usano, no? Allora ti faccio un bel post, no? Sui consigli, non so, i dischi per Natale, no? Allora fanno una recensione, una mini recensione dell'ultimo disco degli U2, dei Pink Floyd o di George Michael, che è morto, e ti danno un link lungo così. Perché un link ad Amazon? Perché è lungo così? Perché oltre a esserci il prodotto, c'è dietro anche il loro tag. Quindi se tu compri da lì, loro prendono appunto un millesimo di euro, non so che, quanto cavolo prendono, non ho mai provato, e di conseguenza diventano ricchissimi. Tu paghi sempre il solito prezzo, Amazon guadagna un millesimo di euro in meno e loro prendono. Allora, l'unico accordo che hanno, non è un accordo, è un tag che viene appiccicato alla pagina. In realtà non credo abbiamo mai fatto un centesimo, credo, Canonical. C'è ancora comunque, chissà perché non l'hanno tolto. Beh, tra parentesi, Amazon è il supermercato americano, ma questo fa fuori tutti gli altri, in America non esisterà più niente fra poco, e forse qua in Italia anche. Non so se avete visto le catene Toys R Us, chiuso, fallita, era la più grande catena di giocattoli negli Stati Uniti, morti, capito? E questo qua li ammazza tutti, capito? E se non stiamo attenti arriva anche in Italia, beh già in Italia in realtà, probabilmente solo una questione di tempo. Io sono un utente poco esperto, probabilmente o nostalgico, perché io sono ancora la protesi della qua, no? Va tutto, non tocca a me. Però posso continuare comincio a esagerare con la codice della 4. Adesso non vorrei farti esagerare, ma è uscita la 16.4, eh. Attenzione. Quindi, non è che dopo non mi va più la parte live. No, i solo programmi più aggiornati. Anch'io prima di questo avevo la 16.4. Il repo si chiudono quando? Da 14.4? Beh, il supporto finisce nel 2019, no? Aprile 2019. Quindi hai. Però tieni conto, allora, il problema delle versioni per cui Arch è meglio è che tu ti tieni i programmi con cui sono nate. Quindi, a parte Firefox, che è un caso a parte, tutto il resto hai il programma, non so, hai GIMP 2.6. Te lo tieni fino alla morte, cioè fino a che non ti muori PC o quando cambi versione, capito? Quindi hai una bellissima distribuzione, stabilissima, fantastica, però con programmi vecchi. È lo stesso motivo per cui Linus Torvalds non usava Debian, no? Quando gli hanno chiesto, lui ha detto che lui voleva usare una distribuzione con un kernel almeno di questo secolo e quindi non usava Debian. Era lì all'inizio del 2000. Fatto la battuta. No, una cosa... Che i repository vengono chiusi, comunque non è che ti tieni la distribuzione finché muori, ti tieni la distribuzione finché non la cambi. No, fintanto che non ci serve installare un pacchetto, perché nel momento in cui ci serve installare quel pacchetto e i resti sono stati chiusi, non li installi più. Beh, installi quello di quella versione lì, no? Cioè, se tu vai nel software center, no? Beh, perché era fuori out of maintenance, è chiaro. Cioè, per esempio nel 2019, no? Ad aprile finisce.
chiudono anche i repository, non lo troverai più, capito? Se l'hai installato bene, se no, cioè, quello che hai installato te lo puoi vedere così, e se passa prima qualche anno, non c'è più il repo. In compenso, se tu usi Ubuntu 14.4, questo è qua sotto, no? Questo qua è il grafico degli errori segnalati a Ubuntu. Non so se vi appare mai il crash report, no? Come vedete, si vede pochissimo, perché da Ubuntu 14.4 è questa riga qua sotto, arancione, che va un po' a scalini, e sono gli errori che vengono segnalati automaticamente. E la 12.4 e la 14.4 seguono una scala sempre un po' più. La 16.4, che è quella viola, già vedete che ha uno scalino più alto. Per non parlare delle altre. Va bene, così, per dire. Anzi, volete anche vedere chi in particolare ne ha top 10 dei problemi, questi sono tutti i crash di tutte le applicazioni, no? GNOME Software è quello che fa più schifo. Vabbè, dopo ce ne sono altri, Update Manager, che crasha il programma, Alcuni sono già individuati, questi qua per esempio, sono già individuati, non sono ancora stati, altri invece, nonostante appaiano, non sono ancora stati individuati. Il bug è confirmed, critical, e però non è ancora stato assegnato, ed è lì da qualche tempo, speriamo che prima o poi lo risolvano. Magari un domani. Va bene. Altre domande? No, basta. Chiaro? Sì. Bene. Grazie. Grazie a voi.